oggi, a passato e presente, parleremo dell'impero bizantino. Tutto ha origine dal 324, quando l'imperatore Costantino stabilisce che la nuova capitale dell'impero sia Bisanzio, trasformata in suo onore con il nome di Costantinopoli. Poi, nel 395 d.C., i due imperi, quello d'Oriente e quello di Occidente, si separeranno e nel 410 il sacco di Roma di Alarico segnerà la fine di Roma. Il 476 segnerà la fine dell'impero romano e da lì l'impero bizantino vivrà mille anni pieni di storia religiosa, di conquiste e di sconfitte militari, finché nel 1453 verrà sopraffatto dai turchi di Maometto II. Dell'impero bizantino parliamo oggi col professor Alessandro Barbero e con Saverio Albertano, Giulio Lupari e Manuela Lucchetti. Professore, ma lei ha preso di recente in mano qualche manuale di storia per il liceo, per l'università, e ha visto l'impero bizantino non esiste. Oltre mille anni, una delle cose più importanti della storia dell'umanità, qualche pagina, qualche là, qui là, qualche menzione, non c'è un capitolo, guardi, la prima cosa che si fa è forse questa che faremo oggi. Sì, è vero, pensare che se non ci fosse stata la civiltà bizantina oggi non leggeremmo i tragici greci, ecco. Ma come si spiega? Perché? Si spiega benissimo. Come già anche il fatto che noi li chiamiamo bizantini, che è un nome inventato da noi occidentali nel Rinascimento per far finta che non fossero romani. Perché all'Occidente dava molto fastidio pensare che l'eredità romana fosse stata portata avanti da questa gente che per noi occidentali era estranea, che parlava in greco e non in latino. L'impero bizantino è l'impero romano d'Oriente. Ma, appunto, già nel Rinascimento si è deciso che era una forma di civiltà con cui noi non volevamo avere niente a che fare, non la si voleva riconoscere. Quindi è del Rinascimento la colpa, è lì che si è... Il Rinascimento che però poi è stato coltivato questo mito negativo di Bisanzio ed è arrivato al massimo tra 800 e inizio 900, quando è facile trovare storici illustri che dicono la civiltà bizantina è la forma più infallibilmente vile e ignobile mai assunta. Ma proprio perché c'era, secondo me, a livello addirittura inconscio, il rifiuto di ammettere che Roma, la nostra Roma, di cui noi siamo gli eredi, avesse prodotto anche il mondo dei Balcani, per esempio. È un mondo che per l'Occidente era sentito come inferiore. E invece l'impero bizantino fu una delle più straordinarie avventure della storia dell'umanità. Ma entriamo nel primo capitolo, dove vedremo come dopo l'imperatore Costantino, nel IV secolo d.C., l'impero romano di Occidente, sotto l'attacco dei barbari, lascia spazio all'impero d'Oriente. Nel 324 d.C., l'imperatore Costantino, battuti tutti gli avversari politici, resta come unico sovrano del vasto impero romano, diviso tra Oriente e Occidente. Le province occidentali versano ormai in grave crisi a causa delle scorrerie dei barbari. L'Italia è in ristagno economico e Roma ha perso da tempo la sua centralità politica. Costantino ha in mente un grande progetto: unificare e spostare il centro dell'impero a Oriente, ricco e prospero. Sceglie come nuova capitale l'antica città greca di Bisanzio, collocata in una posizione geografica strategica al confine tra Europa e Asia. Attraverso la costruzione di numerose opere pubbliche, la trasforma in una grandiosa capitale, la nuova Roma, che prenderà il suo nome. Costantinopoli diventa il cuore di un nuovo impero, che durerà più di mille anni. Costantino è artefice di un'importante svolta religiosa. Si converte al cristianesimo, che nel corso del IV secolo diventerà la religione ufficiale e non più perseguitata in tutto l'impero. Alla sua morte, però, i successori non sono in grado di difendere i territori dell'impero. 410. Alarico, il re dei Goti, ordina alle sue truppe il sacco di Roma. La capitale dell'impero romano d'Occidente è ora Ravenna.
ma il valore simbolico della caduta di Roma è enorme. Anche l'Impero d'Oriente è minacciato. 445. Al comando di Attila, gli Unni devastano la Tracia e invadono la Grecia, fino alle Termopili. Una pesante sconfitta per l'imperatore d'Oriente Teodosio II, che preferisce patteggiare una resa e pagare un pesante tributo pur di evitare altre guerre. Ormai le incursioni dei barbari non trovano ostacoli e nel 476 il generale Odoacre, di origine scira, depone Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore d'Occidente. Ormai i regni romano-barbarici governano sull'Occidente. In Italia nel 493 si insediano gli Ostrogoti, capeggiati da Teodorico, che regna anche sui Romani. 527. Sale al trono dell'Impero d'Oriente Giustiniano, un grande sovrano che attua un programma di restaurazione imperiale. Grazie ai generali Narsete e Belisario, riconquista una parte delle province perdute in Occidente. L'Africa mediterranea occupata dai Vandali, l'Italia invasa dagli Ostrogoti e una parte della Spagna. Ma non solo. Il nostro esercito è ora ben lontano dall'avere quella superiorità numerica che sola può indurre i barbari a rispettare le nostre frontiere e a non violare la pace. I miei pochi uomini non possono affrontare altre campagne. Occorrono nuove forze per difendere Bisanzio. Ciò che chiedi è giusto, Belisario. Ma le casse dello Stato sono vuote. Non abbiamo denaro per pagare i mercenari. I valorosi che andranno a difendere la patria potranno essere pagati con una moneta assai più preziosa di quella che reca la nostra effigie. Che vuoi dire? Di che moneta parli? Di una moneta che non è mai entrata né uscita dalle casse dell'erario. La libertà. Si imponga ai patrizi la liberazione degli schiavi che andranno a combattere contro i barbari. Credo che ben pochi di essi rifiuteranno di rischiare la loro vita a questo prezzo. L'imperatrice Teodora influenza molto la politica di Giustiniano. Le sue umili origini e le sue inclinazioni a favore del popolo creano malcontento tra l'aristocrazia di Bisanzio. Grazie all'appoggio dell'esercito, nel 532 viene sedata una spaventosa rivolta tesa a destituire l'imperatore. Giustiniano muore nel 565, ma lascia in eredità una grande opera giuridica, il Corpus Iuris Civilis, la raccolta di tutte le leggi, i commenti e le sentenze delle scuole giuridiche romane, che costituirà per secoli la base del diritto del mondo romano-cristiano. Riassumiamo, Saverio Albertano. All'inizio di tutto c'è l'imperatore Costantino. Sì, e il video non lo mostra, ma estremamente complicata, oltre alla conversione della popolazione all'interno dell'impero, fu la cristianizzazione dell'ufficio dell'imperatore. Il funerale di Costantino dimostra la complicazione. Lasciò delle disposizioni per la creazione di un'effigie in cera, alla quale venne dato fuoco, e contemporaneamente fece levare un'aquila in cielo a dimostrare l'elevazione del divino imperatore. Inoltre le spoglie sarebbero state dovute disposte all'interno di un mausoleo circondato dagli apostoli, laddove doveva in realtà essere rappresentato il Signore. Quindi tutte queste indicazioni ci dimostrano come fosse complicato assimilare un'istituzione pagana al nuovo culto. Certo, ma Costantino, secondo lei, aveva in mente, esagero, un progetto millenario o aveva degli orizzonti più limitati? Roma, come uno dei suoi successori, cioè la Chiesa romana, ragiona comunque in termini di millenni, anzi di eternità. Poi ognuno si pone i suoi obiettivi. Costantino li ha realizzati, fra l'altro, i suoi obiettivi. Ha unificato l'impero immenso, che andava dall'Inghilterra all'Iraq, e ci ha regnato da solo. E ha trasformato quell'impero pagano in un impero cristiano. Poi certo, quando lui è morto, si è dovuto anche mettere in scena il rituale per cui, come gli antichi imperatori pagani, finivano fra gli dèi dell'Olimpo. Anche lì bisognava lasciare intuire qualcosa di simile, perché era ancora pieno di pagani l'impero. Ma Costantino, che era cristiano appunto, aveva deciso che lui era uno degli apostoli, o forse Cristo fra gli apostoli, perché non è neanche ben sicuro che cosa intendesse, ma insomma la sostanza è chiara. Voleva un impero in cui tutto il potere autocratico
teocratico dell'imperatore romano rimanesse, ma sotto la protezione del dio cristiano. E Bisanzio sarà questo. Senta, c'è una cosa, ma non lo chiedo a lei, lo chiedo a Emanuele Lucchetti, che mi lascia ancora curioso. Lo spostamento dalla capitale a Ravenna, perché capisco Roma, capisco Bisanzio e Costantinopoli, ma Ravenna mi sembra strano, per carità, senza nulla togliere la città di Ravenna, magnifica. Innanzitutto Ravenna aveva un passato portuale molto importante. Sul finire del primo secolo avanti Cristo, l'imperatore Augusto decise di far costruire un porto militare proprio nella città di Ravenna, dove trasferì tutta la classe militare romana e di conseguenza poi si infittirono i rapporti marittimi con l'Oriente, ovviamente. Inoltre, tornando al nostro periodo, al periodo che ci interessa, Ravenna rimaneva comunque molto abbastanza inespugnabile proprio per la struttura del suo territorio e anche per la presenza di innumerevoli paludi che rendevano difficile appunto un assedio. In altre parole, Ravenna è una capitale di guerra, è la capitale di quello che l'impero riesce a conservare in Occidente, in Italia. La vera capitale dell'impero è Costantinopoli ed è al sicuro finché non arriveranno gli arabi, che arriveranno ad assediarla, ma neanche loro riusciranno a prenderla. Dopodiché questo impero, che è diventato orientale, cerca di tenere il più possibile anche dei pezzi dell'Occidente. E per tenere l'Italia però Roma non va bene. Alarico, lo abbiamo sentito, ha dimostrato che Roma non si può difendere. Ravenna sì, perché appunto per via di terra è inaccessibile, ci sono le paludi. E sul mare i romani, cioè i bizantini, perché è la stessa cosa, sul mare comandano loro. Ma Ravenna è una città che ha una storia tale da poter essere presentata come una capitale, no? Ma il punto è che siamo in piena emergenza, certo, quindi... e Ravenna diventa però una capitale. Lei prima diceva la meraviglia che è Ravenna, sì. Lo è perché è stata appunto una capitale dell'Occidente bizantino. Mi sembra, Giulio Lupari, che l'esarcato sia una prova di fragilità nella storia dell'impero bizantino. Certamente, l'esarcato nasce per motivi di necessità assoluta. Quando l'imperatore Maurizio nel 584 lo fonda, è questo, è un motivo di necessità. I barbari premono, premono anche gli arabi, premono gli avari. E infatti vi è una situazione particolarissima nell'esarcato. Ovvero potere civile e potere militare sono uniti in un'unica persona che è l'esarca. E questa cosa è anche importantissima per l'impero bizantino, perché la divisione dell'esarcato sarà poi il banco di prova dei temi. Al di là dei nomi, perché poi spesso appunto i manuali dicono la grande riforma venne introdotto l'esarcato o vennero introdotti i temi, che è il nuovo nome delle province nell'impero bizantino. Allora no? Spieghiamo cos'è l'esarcato. Come se cambiare i nomi fosse importante. No, spieghiamo cos'è l'esarcato. Esatto, dai. Quello che è importante è che in queste è di nuovo una riforma di guerra. Sì. È la riforma di un impero che si sente aggredito su tutto il suo territorio e che di conseguenza decide che bisogna unificare il potere civile e il potere militare. Ma bisogna unificarlo in mano ai militari, perché già nell'antico impero romano delle origini di Augusto il governatore di una provincia comandava anche le truppe, Ponzio Pilato comandava anche le truppe, ma era un civile, un politico. Qui invece, nell'impero bizantino, è come se il comandante dei carabinieri di una provincia avesse anche il potere civile. Senta, una delle debolezze attribuite all'impero bizantino, peraltro mille anni sono mille anni, è quello di non essere stato all'attacco, ma sempre, anche nelle sue parole, si deve difendere. Ravenna, l'esarcato, si difende e forse quando ci si difende si dura di più, ma si lascia una impronta minore nella storia. In realtà ha avuto le sue fasi di controffensiva e di riconquista l'impero. L'impero ha riconquistato anche, non solo con Giustiniano che aveva riconquistato tutta l'Italia, ma anche dopo, contro gli arabi riconquista pezzi d'Italia, contro i longobardi riconquista pezzi d'Italia, riconquista pezzi di Balcani contro i bulgari, tanto che ci sarà un imperatore bizantino che verrà graziosamente soprannominato l'ammazza bulgari. Ecco. Però tutte queste cose appunto rispetto al nostro cuore occidentale, rispetto a noi che ragioniamo come se il centro del mondo fossero il Reno, le Alpi, ecco, ci sembra sempre un po' periferico, ma siamo noi che ci vediamo male. Ha ragione, entriamo allora nel secondo capitolo, le riforme dell'impero
e la dinastia Macedone. . 568 invasione dei Longobardi in Italia. L'impero bizantino perde il dominio dei territori sulla penisola italica e presto l'esercito sarà impegnato sul fronte orientale per contrastare il dilagare delle invasioni arabe. Nel 636, nella battaglia sul fiume Yarmouk, l'esercito bizantino è annientato dalle forze del califfato e l'impero perde per sempre Siria, Palestina ed Egitto, territori ricchi ed estesi che garantivano i tre quarti delle entrate fiscali. Le conseguenze delle sconfitte si risentono in tutti i centri urbani dell'impero, che si impoveriscono fino a decadere, ad eccezione di Costantinopoli, immensa metropoli che divora risorse. Poiché il greco sostituisce il latino come lingua ufficiale, l'imperatore assume il titolo di Basileus. Il suo potere diventa sempre più autocratico, sorretto da una burocrazia onnipotente. Il solido d'oro, introdotto da Costantino, continua ad essere la moneta di base degli scambi commerciali, ma il baricentro dell'economia si sposta sempre più verso le campagne, che diventano più importanti delle città, ormai private della loro autonomia. La riforma delle antiche province dell'impero istituisce i temi, nuove circoscrizioni disegnate in base alle esigenze della difesa militare. I temi sono governati da uno stratego, il comandante delle truppe, che assume il potere civile oltre a quello militare. Nel frattempo in Italia, nell'anno 800, Papa Leone III incorona imperatore del Sacro Romano Impero Carlo Magno, il re dei Franchi. Un gesto politico che segna un netto distacco dall'Impero d'Oriente, di cui non si riconosce l'autorità. Nonostante una aperta ostilità tra Carlo Magno e gli imperatori, questi ultimi concentrano le energie nell'area dei Balcani, dove una grave minaccia è rappresentata dal Canato Bulgaro, un nuovo impero formato da un'aristocrazia di nomadi delle steppe asiatiche che domina su una popolazione in gran parte slava. Nell'811 il Khan Krum sconfigge e uccide l'imperatore Niceforo I e i bulgari arrivano ad assediare Costantinopoli, che però resiste grazie alla sua poderosa cinta muraria. La situazione è grave anche nel Mediterraneo, dove la potenza navale araba ha sostituito quella bizantina nel predominio del mare. Una decisa ripresa dell'impero avviene tra l'843 e il 1025, quando si susseguono imperatori appartenenti alla dinastia Macedone, composta da valorosi generali. L'esercito bizantino ottiene importanti vittorie militari. Con una massiccia controffensiva riconquista nel vicino Oriente alcuni territori occupati dagli arabi, l'Anatolia, l'Armenia e la Mesopotamia. L'imperatore Basilio II, che regna per 50 anni, infligge ai bulgari una sconfitta decisiva. Annienta l'esercito dello zar Samuele e acceca 14.000 prigionieri. Nel 1018 il canato bulgaro crolla, il suo territorio viene incorporato nell'impero bizantino e Basilio II passa alla storia con il soprannome Ammazza Bulgari. È l'epoca di massima potenza per l'impero d'Oriente, che assiste anche ad una profonda rinascita culturale. Pochi decenni dopo, la distanza tra Oriente e Occidente si allarga sempre più con lo scisma del 1054, il cosiddetto Scisma d'Oriente, che separa definitivamente la Chiesa di Costantinopoli da quella di Roma. Nel mio manuale ideale ho detto ci vuole un capitolo intero ben argomentato sull'impero bizantino, e adesso mi è venuto in mente anche un paragrafo sul canato bulgaro, e poi dedicherei un altro paragrafo, Saverio Albertano, agli attacchi slavi all'impero bizantino. Sì, oltre agli arabi nelle frontiere meridionali ed orientali, vi sono quelli degli slavi sul Danubio. Nel VI e VII secolo vi sarà una grandissima migrazione, una grandissima penetrazione di queste popolazioni che arriveranno sino alla Grecia, sino al Peloponneso. L'impero si renderà conto che dovrà quindi non solo riconquistare militarmente, ma anche ellenizzare e cristianizzare queste popolazioni.
E in questo grande processo di assimilazione della cultura bizantina, queste popolazioni accetteranno lo schema di un impero universale intorno al quale gravitano delle nazioni subordinate a Costantinopoli, ma cercheranno chiaramente di porsi alla guida di questo impero. Quindi vi saranno dei tentativi, certo, di usurpare questo titolo da parte soprattutto di Simone di Bulgaria, figlio di Pietro di Bulgaria, e di Stefano Dussani in Serbia nel 1340. Ecco, noi di tutto questo la cosa che tutti hanno sentito dire sono, diciamo, l'alfabeto cirillico, Cirillo e Metodio, però diciamo questo vuol dire che i popoli slavi, che sono l'ultima grande ondata di popoli indoeuropei che gli antichi non conoscevano, ecco, compaiono nell'alto medioevo e la loro, una volta si sarebbe detto civilizzazione, senza farsi tanti problemi, apprendono a confrontarsi con la civiltà di tradizione romana e col cristianesimo in gran parte attraverso l'impero bizantino, effettivamente. E Carlo Magno viene visto come una provocazione? Quando a Costantinopoli arriva la notizia dell'incoronazione di Carlo Magno a Roma, un cronista... Perché è il Papa che lo incorona, è la provocazione. Certo, però quello che colpisce è che il re dei Franchi è in Roma ed è stato incoronato. E i cronisti bizantini scrivono, ecco, vedi, le invasioni barbariche non sono ancora finite. Certo. Adesso i barbari hanno conquistato anche Roma. Beh, dal loro punto di vista... Ed è così, dal loro punto di cioè vista. È un barbaro che... È proprio così, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che Roma era stata in bilico. La Roma dei secoli precedenti, molti papi erano siriaci, palestinesi, era legata all'Oriente. Ma il Papa non ci pensa alla valenza simbolica di questo suo gesto di coronare Carlo Magno, valenza simbolica rispetto a Costantinopoli? E ci pensa, sì, ma i papi da molto tempo si sentivano lasciati soli dall'impero bizantino, il quale si ricordava di Roma, secondo loro, solo quando c'era da chiedere delle tasse, ma non mandava truppe a difendere la città. I papi si erano abituati a governarla da soli, Roma, e quando avevano bisogno di protezione era più comodo rivolgersi ai Franchi, che erano vicini, piuttosto che all'imperatore romano, che però parlava greco e ci si capiva male con lui ed era lontano 2000 chilometri. Ma secondo lei, poi lo vedremo più avanti, Roma, il Papa si augurano la scomparsa dell'impero bizantino, cioè vogliono vederlo finire? Non lo avrebbero forse detto in pubblico. Certo, noi parliamo solo delle cose che non si dicono in pubblico. Sì. Cioè non solo non lo amano, ma lo ritengono un ostacolo alla loro egemonia, perché in fondo è una loro eredità. Perché l'impero bizantino, che è greco, romano e cristiano, si identifica anche con la sua chiesa. E la sua chiesa è quella che più duramente si oppone a riconoscere Roma come capitale del mondo cristiano. E quindi contro la chiesa greca l'ostilità della chiesa romana è sempre stata forte. E dietro la chiesa greca c'è l'impero. E questo. Adesso le faccio vedere un filmato su... La questione delle questioni che caratterizza questa stagione dell'impero bizantino. Nell'VIII secolo l'impero bizantino è attraversato dal conflitto religioso della cosiddetta iconoclastia, che segna una spaccatura nel mondo cristiano. Nel 726 l'imperatore Leone III prende posizione a favore del gruppo degli iconoclasti, una nuova corrente teologica che vuole distruggere le icone sacre venerate dai cristiani perché teme che i fedeli cadano nell'idolatria. Persecuzioni e conflitti violenti si susseguono fino al 797, quando l'imperatrice Irene, reggente del governo a nome del figlio Costantino VI, convoca a Nicea un concilio ecumenico che decreta il ritorno al culto delle immagini. Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa essere rappresentato nella sua forma umana, sia anatema. Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano rappresentati con disegni, sia anatema. Se qualcuno non saluta queste immagini, fatte nel nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema. Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che non scritta, sia anatema.
Emanuela Lucchetti, ma dove diavolo nasce l'iconoclastia? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare il rapporto tra il culto cristiano e le immagini, ovvero l'espressione iconografica del messaggio religioso. Non sempre questa espressione è stata concessa. Il primo cristianesimo rifiuta l'uso delle immagini, preferisce la parola, e questo ha un fondamento biblico. Esodo e Deuteronomio vietano la produzione e la venerazione delle immagini. Rapidamente andiamo avanti nei secoli. Tra il IV e il V secolo però quest'uso viene sdoganato, nel VI secolo nasce l'icona e in Oriente, sempre tra il VI e l'VIII secolo, si diffonde la venerazione delle immagini. Questo è un problema perché l'immagine è portata a un livello di sacralizzazione tanto quanto il suo prototipo, quindi l'immagine sacra è equiparata al prototipo divino, che sia la Madonna o Cristo. E l'idolatria in un certo senso viene vista anche come un disturbatore sociale che si interpone tra il potere dell'imperatore e il potere dei cieli. È così. Giulio Urbari, e qual è l'imperatore che si trova al centro di questa complicata vicenda? Beh, Leone III Lisaurico sicuramente gioca un ruolo molto importante all'interno della vicenda. Le fonti bizantine stesse però sono molto controverse riguardo il motivo della scelta iconoclasta. Molti dicono che Bezef, un suo consigliere e amico di fede islamica, lo portò verso l'iconoclastia, ovviamente avvicinandolo alla sua fede, quindi si parla di un contatto più intimo, più una scelta personale, diciamo. Altri invece vedono un'opera molto più politica, propagandistica quasi, la sostituzione dell'immagine di Cristo con quella della croce, che può far ripensare a Costantino e quindi l'associazione tra Costantino e lui stesso. Che importanza può mai avere che una cosa sia prospettata per immagine o no? Insomma, potrei ricordare qualche caso in cui un'immagine del profeta Maometto si è scoperto essere questione importantissima. Appunto, noi siamo di fronte a però una cultura... Loro sono univoci, cioè hanno tenuto questa questione, i musulmani, dell'immagine dall'inizio fino ad oggi. Come anche gli ebrei. I cristiani invece, lo raccontava appunto Emanuela Lucchetti, hanno avuto un'evoluzione totale. I 10 comandamenti dicono non farai delle immagini. E invece le chiese cristiane a un certo punto si riempiono di immagini. Allora, la prima cosa che dobbiamo appunto capire è che per loro sono cose importanti, comunque. Ne dipende dalla tua anima, insomma. Se venerare le immagini vuol dire andare contro i comandamenti di Dio, le chiese di Costantinopoli, piene di crocifissi e di icone, in realtà sono luoghi sentine del demonio. Come può l'imperatore permettere questo? Poi può darsi che l'imperatore si convinca di questo perché in quell'epoca i musulmani hanno rimesso all'ordine del giorno questa cosa. I musulmani lo dicono, voi cristiani con queste immagini state tradendo gli ordini di Dio. Quindi io penso che quindi ci sia sicuramente... Quindi capisce lei cosa sta dicendo? Che è come se ci fosse un'alleanza implicita fra i musulmani e parte della cristianità contro un'altra parte della cristianità. C'è sicuramente un'influenza di ciò che dicono i musulmani che costringe i cristiani a ripensare a certe cose. E i bizantini sono vicini ai musulmani. In Occidente, dove i musulmani sembrano una minaccia lontana, a Roma, questa cosa dell'iconoclastia non la capisce nessuno. Sembra un'altra prova che i greci sono strani, ecco. Mentre invece per il mondo bizantino l'influenza musulmana è una cosa con cui bisogna fare i conti. Importantissimo. Allora entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia, la decadenza dell'impero e la caduta di Costantinopoli nel 1453 per mano turca. XI secolo. La corte di Bisanzio è al centro di lotte intestine e guerre civili per l'eredità al trono. 25 anni di debolezza e instabilità, durante i quali l'impero, a causa delle conquiste dei turchi, perde molti dei suoi territori asiatici, tra cui la prospera Anatolia. Nel frattempo, la Repubblica di Venezia, che si è sostituita all'impero negli scambi commerciali nel Mediterraneo, sta impoverendo l'economia bizantina. I normanni, arrivati in Sicilia, approfittano della debolezza militare dell'esercito per sferrare un'offensiva decisiva contro le roccaforti greche in Italia e cacciano i bizantini da tutto il meridione. L'impero si riduce alla Tracia, alla Macedonia e alla Grecia, fin quando nel 1081
Una nuova rivoluzione porta al trono Alessio I Comneno, un generale che si era distinto in battaglia contro i turchi. Durante i suoi 37 anni di regno, pur non riuscendo a recuperare le province perdute né a domare la potenza dell'aristocrazia feudale, difende la città di Costantinopoli da numerosi attacchi. 1096. Sotto Papa Urbano II inizia la prima crociata per liberare la Terra Santa dai turchi. Crociata invocata anche dall'imperatore Alessio I, che vuole servirsene per sconfiggere i musulmani. Alessio I chiede ai crociati un giuramento. Ottenuta la vittoria, dovranno restituire ai bizantini le terre liberate dai turchi. Ma il giuramento non verrà rispettato. I crociati latini, una volta passati in Siria, terranno per sé le conquiste e fonderanno i principati di Antiochia, Edessa, Tripoli e il regno di Gerusalemme. Da quel momento in poi, ogni nuova crociata rappresenta un grave pericolo per Bisanzio. E infatti la quarta crociata bandita da Papa Innocenzo III e sostenuta economicamente dai veneziani provoca nel 1204 il grande saccheggio di Costantinopoli, una catastrofe da cui la città non si riprenderà più. A Bisanzio, per un breve periodo, si insedia un debole impero latino d'Oriente legato religiosamente a Roma, ma nel 1261 si ristabilisce la vecchia ortodossia greca. Ormai i fasti dell'impero sono finiti. A memoria delle ricchezze di un tempo è rimasta solo la grandiosa città di Costantinopoli. Nel 1453 i turchi ottomani, comandati dal sultano Maometto II, riescono ad espugnare le mura della città grazie ad una nuova arma, i cannoni. Dopo due mesi di assedio, la città è presa. Il glorioso impero bizantino cessa di esistere e sulle sue rovine nasce l'impero ottomano. Ma prima di Maometto II a dare qualche avvisaglia della crisi dell'impero bizantino sarà una città, Emanuele Lucchetti, Venezia. Sì, un'importante guerra simbolica tra il 1171 e il 1175 contrappone Venezia a Bisanzio. Bisanzio ne uscirà con le casse, i suoi tesori ovviamente sofferenti, anche Venezia. Ma cos'è importante sottolineare? La prima cosa è che Bisanzio si ritrova contrapposto ad una propria costola, perché il Ducato di Venezia nasce proprio dai territori, nel IX secolo, dai territori dell'esarcato di Ravenna. E il secondo elemento interessante è che questa guerra, poi questa sconfitta bizantina, andrà ad inasprire il solco tra il mondo bizantino e il mondo latino, amplificando le diffidenze. Certo. E ci sarà Venezia dietro la crociata che devasta nel 1204, anche quella di grande impatto simbolico, Costantinopoli. Sì, sarà il punto d'arrivo di quella che appunto è a tutti gli effetti una guerra commerciale e ogni tanto una guerra combattuta fra Venezia e la sua patria d'origine, l'impero bizantino, perché è vero, Venezia è una città bizantina. Il doge si chiama così perché Venezia era governata da un duca bizantino nei primissimi tempi. Però poi Venezia si è staccata completamente dall'impero. Ma perché si stacca? Ecco, una cosa che non abbiamo ancora sottolineato dell'impero bizantino e che invece è molto importante è che quello è un impero centralista, statalista, dove l'economia è sotto il controllo del governo, dove ufficialmente è vietato diventare troppo ricchi agli imprenditori, dove i commercianti devono anche trasportare merci gratis per conto dello Stato se vogliono avere la licenza, dove il capitano di una nave non può guadagnare più dei suoi marinai o poco di più per legge. E quindi lei ci sta dicendo che Venezia è molto più predisposta alla modernità. Questo. Cioè Venezia anticipa i mille anni successivi, Costantinopoli no. In sostanza Costantinopoli propone un modello che per conto suo dura molti secoli e sembra funzionare benissimo, ma quando si trova davanti il capitalismo moderno incarnato da Venezia, perché di fatto è di capitalismo moderno che dobbiamo parlare anche se certo. Siamo ancora nel Medioevo, questi mercanti spregiudicati senza regole che badano solo al profitto, e questi se la mangiano l'economia dell'impero bizantino. Verissimo. Altro motivo di divisione, Saverio Albertano, quelli religiosi che continuano fino al concilio di Ferrara a Firenze.
Sì, che fu l'ultimo tentativo dalla parte occidentale e orientale di rincontrarsi per cercare di risolvere il grande concilio scismatico di Occidente e Oriente, ma fu fallimentare. Da una parte gli orientali si trovarono quasi indietro rispetto ai progressi della teologia e della scolastica occidentale, dall'altra parte gli occidentali continuarono ad imporre quell'assolutismo del papato medievale. Anche se ratificato non venne mai accettato da Costantinopoli, mi piacerebbe semplicemente indicare due linee, quella unionista capeggiata da Bessarione e da Isidoro da Kiev, che verranno poi inseriti e integrati nel movimento del Rinascimento italiano, e quella invece contraria all'unione capeggiata da Marco d'Efeso, che tuttora oggi viene continuato ed esaltato a paladino dell'ortodossia greca. Anche qui sembrano cose complicate, ma pensate a tutte le conseguenze concrete ancora oggi. Il nostro Rinascimento impara il greco e riceve i libri dell'antica Grecia proprio perché ci sono degli ecclesiastici bizantini che sono favorevoli a riunificarsi col papato e che quindi in realtà vengono e restano in Occidente, mentre dall'altra c'è un clero, la maggioranza del clero bizantino, che odia il papato talmente tanto che preferisce restare lì anche quando arrivano i turchi. Il sultano Mehmet II non farà nessuna fatica a nominare un patriarca di Costantinopoli, il quale dichiara che è molto meglio obbedire al sultano piuttosto che al papa. Sai cosa ricorda ogni studente dell'impero bizantino a proposito di discussioni religiose? Quello sul sesso degli angeli. E la presento come dire, guarda, gente che aveva voglia di perdere tempo e che parlava del nulla. No, ho l'impressione che non sia così, che la discussione fosse più importante. È così, ma questo la dice lunga su come noi siamo cambiati proprio antropologicamente. Oggi, anche per chi è religioso, le discussioni teologiche sembrano appunto cose per gente che vuol perdere tempo. La cosa strana, a noi sembra normale così. Invece per molti secoli è stato assolutamente normale considerare importantissime queste cose. E Bisanzio continua la tradizione della grande teologia dei padri della Chiesa. Per i padri della Chiesa noi nominiamo appunto quelli occidentali, Agostino, Gerolamo, grandi nomi, ma a loro il sesso degli angeli, diciamo così, sì, interessava e come. E a Bisanzio continuano a considerare importantissimo stabilire se Gesù è anche un uomo oppure se è soltanto un Dio. È un po' strano che noi invece abbiamo deciso che discutere di quelle cose sia una roba appunto da perdere. No, ma ricominceremo presto. In frattempo vorrei chiedere a Giulio Lopari che ci resta, qual è l'eredità dell'impero bizantino? Beh, l'eredità dell'impero bizantino è un lascito molto grande per noi. Abbiamo parlato del Rinascimento appunto. Le lettere greche ripresero e ebbero nuova vita proprio con la caduta di Costantinopoli. Portò alla fine un gran numero di letterati, di uomini di cultura, a abbandonare la città e arrivare in Italia, e ciò vide un grande rifiorire di lettere, di conoscenze, e fu un'unione culturale molto importante, e inoltre fu uno dei momenti in cui l'Oriente venne a Occidente, mentre invece per secoli avevamo visto occidentali andare a Costantinopoli. Certo. E quindi altre eredità, professore, dell'impero bizantino? Bisognerebbe chiederlo a Putin, probabilmente. È l'eredità di un mondo che si considera cristiano ed erede della grande civiltà cristiana e romana e greca. Ma lo è. Quindi chi vuole capire Putin, chi vuole capire quella parte del mondo, ristudi l'impero bizantino o almeno riascolti questa puntata di Passato Presente, che però non si concluderà senza una sua indicazione su qualche libro per approfondire il caso. No, questo ce l'ho ed è quello perfetto, perché è una sintesi fatta da una persona competentissima ma scritta in modo molto appassionante, ed è il libro di Silvia Ronchey, Lo Stato Bizantino, pubblicato da Einaudi. Ringrazio il professor Alessandro Barbero. Ringrazio davvero molto Saverio Albertano, Giulio Lopari, Emanuele Lucchetti e passo alle conclusioni. Grazie. Alessandro Barbero ci ha detto come cadde l'impero bizantino. Cadde per mano di Maometto II. Maometto II era salito al trono a 13 anni. E aveva conquistato Costantinopoli, aveva provocato la caduta dell'impero bizantino quando aveva appena 21 anni. Poi si era dato un impegno per entrare in Europa, quella doveva essere solo la prima tappa, attraverso i Balcani, ma lì si era un po' fermato. Ed Enea Silvio Piccolomini, futuro papa,
ne aveva approfittato pensando di mandargli una lettera, che poi non spedì, in cui gli proponeva di convertirsi in cambio dell'essere riconosciuto imperatore. Nel 1480 Maometto II entrò in Italia attraverso una porta meridionale, Otranto. La conquista della città pugliese di Otranto fu un grande trauma, ma tutto finì nel nulla perché nel 1481 Maometto II morì. Probabilmente fu ucciso da suo figlio Bayezid II.